tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno stra del vostro aiuto. Allora, in questo video vi parlerò di come è andata a finire poi l'avventura Blackpool e degli acquisti che ho fatto. Però prima di iniziare volevo dirvi che questo venerdì, il 3 marzo, facciamo un raduno al centro commerciale Move In di Cerro Maggiore. Quindi ci vediamo lì alle 17:30, dato che sarà un evento per Webstar Magazine. Comprate il giornale e venite a trovarmi sul palco. Ovviamente faremo magia a sbrega. Oltre a questo segnatevi anche questa data, il 15 aprile. Ci vediamo al parco giochi indoor Villaggio di Piedone a Binago in provincia di Como. Anche lì facciamo magia a sbrega. Bene, dopo aver detto queste cose vi spiego un po' brevemente come è andata a finire l'avventura. Allora, sostanzialmente Blackpool è particolare, è una città stile Las Vegas però in piccolo. È sostanzialmente una città per lo svago, per i giochi, per gli strip club, tutte quelle cose lì. Infatti è pieno di brutta gente, ma pieno. E per noi che tornavamo a casa alle 4-5 di mattina ogni giorno, andare per le strade non era il massimo. E ci siamo divertiti un casino veramente. L'hotel incredibile, non ci hanno mai lavato la camera, cioè potete immaginare, vabbè, gli hotel di Lawrence. Buongiorno ragazzi, questa è la situazione. Jacopo mezzo nudo. Tutta sta roba che abbiamo comprato deve stare qui. Il problema è che questa è già piena. Non ci hanno mai lavato la camera e l'ultimo giorno ci hanno fatto suonare l'allarme per farci uscire. Non hanno pulito la camera per 4 giorni e rompono il cazzo che dobbiamo uscire. Ci hanno fatto anche suonare l'allarme in camera, ma vaffanculo. Forse si sono arrabbiati per la gag del sto benissimo. Ora gli facciamo un altro guaio. Si spende un casino, avrò speso veramente tanto per mangiare, per bere, tutte quelle cose lì. Soprattutto ho speso un casino in magia. E lì ho comprato tutto quello che mi serviva, c'era tantissima roba, però tantissima roba veramente inutile, tantissima roba che non farei mai, però tantissima roba anche da cui prendere spunto. Abbiamo incontrato Eric Jones, come avete visto. Ci ha riconosciuto, ci ha salutato tantissimo, a me e Lawrence, ci ha fatto stare tutto il giorno con lui. Abbiamo conosciuto veramente un sacco di gente. E la cosa più importante è che ci hanno preso in simpatia. Vabbè, Lawrence col suo Ishka Bimble Change l'ha spaccata dappertutto, cioè ovunque andava pam pam pam, faceva vedere, tutti rimanevano a bocca aperta. Hyde col cubo che vinceva le gare clandestine. Vai. Cazzo grande Aid! Sì! E proprio Eric Jones ha fatto un post su Facebook dove dice che sostanzialmente è fiero di noi. Vi potete già immaginare come stavamo noi messi. Oltre a questo ho rimbeccato Danny da Ortiz. Mi ha salutato un casino e ha detto: "Hey brother, how are you? Ci siamo visti un po' di tempo fa, come stai?" Tutto a posto, ci siamo messi a parlare. Il giorno dopo mi ha invitato a pranzo. Siamo stati tutto il giorno dopo assieme. Ovviamente ho visto il suo spettacolo e tutto quanto. E prima dello spettacolo cos'è che fa? Ci vede me e Lawrence di fuori che eravamo in prima fila e fa: "Ragazzi, ma sto per fare uno spettacolo, venite voi come spettatori." Cosa? Subito siamo volati sul palco, abbiamo fatto tutto lo spettacolo al suo fianco come spettatori. Mi ha anche ciucciato il dito. Raga, giornata iniziata epica, c'è Dani qua, Dani da Ortiz, e ci ha chiesto: "Raga, ho bisogno di voi, venite al tavolo con me, siamo nel suo spettacolo lì davanti." Colpo di scena. Sapete, no, il gioco che fa lui, vabbè, mi ha ciucciato il dito, è schifo. La stessa sera mi ha invitato da solo, io, lui, Miguel Angelguea e altri, insomma, spagnoli. Mi ha invitato a cena con loro, tra l'altro mangiano tantissimo, non so come fanno a mangiare così tanto. E mi ha fatto vedere, penso, una valanga di giochi. E mi ha invitato da lui a studiare, e cosa più importante, io che sono molto insicuro, gli ho detto, gli ho fatto vedere un sacco di giochi, gli ho fatto vedere un casino di roba anch'io, perché, insomma, è un'occasione d'oro, cioè voglio far vedere quello che so fare. E gli ho detto: "Danny, ma che cosa pensi di me, sinceramente?" E lui mi ha detto questa cosa che, vi giuro, mi stavo commuovendo. Mi ha detto: "Jack, tu sei una bella persona, perché se non fossi una bella persona non staresti con me." E io tipo: "Cosa? L'ha detto veramente?" Quindi sono stato veramente bene. Quindi grazie Dani. Il suo grafico mi sta mandando in anteprima tutte le foto del suo nuovo mazzo di carte e io del mio. Può credere, è stata un'avventura incredibile. Poi al viaggio di ritorno ci siamo addormentati tutti quanti e siamo tornati a casa. E mi hanno fermato e hanno aperto tutta la valigia. Quello che era più sospetto era il mazzo di Phoenix con dentro una carta truccata. Vabbè, c'ha ragione.
Acquisti di Blackpool. Accompagno mia mamma a lavorare e torno. Eccomi. Quindi io direi di venire ora agli acquisti. Allora, ho comprato esattamente 22 euro le Arco originali. Sono così, sono così. Sono quelle che usavano Dan and Dave nei video proprio vecchi, vecchi, vecchi. La trilogy ancora. Appena aperte facevano veramente cagare. Cioè, vi giuro che ho detto no, ho speso 22 euro per una porcheria. Poi dopo un po' che venivano usate, ma tutte le carte di quella bancarella lì, probabilmente sarà stato o il viaggio in aereo o il fatto che fossero veramente proprio vecchie, vecchie, vecchie. Le Arco sono veramente carine, le ho rivalutate tantissimo, le ho prese, sono fiere di averle prese. Il dorso è così, jolly, e l'asso di picche. Ottimo acquisto, volevo prenderle anche blu, poi mi sono dimenticato. Dopodiché ho preso queste carte che non so il loro nome, le Fat Boy Coterie 1902. Queste ve le faccio vedere meglio nei preferiti. Comunque sono veramente carine. Pagate 12 euro mi pare. Dopodiché per 8 euro, infatti Jacopo stava morendo dall'invidia, le B Watermelon rosse. Anche queste ve le farò vedere nei preferiti. Dopodiché ho preso le carte del FISM Europe, perché a Blackpool c'era il FISM appunto europeo ed è stato veramente un bello spettacolo. E vi aprirò le carte che ci hanno dato all'entrata, che da quanto mi ha detto Lorenz fa veramente cagare. Allora scatolina così, dorso così. Vi dico la verità, il dorso non mi dispiace. Però boh, ci stanno, no? Vi dico la verità, a me non dispiacciono. Lorenz, che cacchio dici? Sono carine. Ma che figo, c'è Jan Frisch, ci sono disegnati tutti i maghi, c'è Pierrick. Mi piacciono parecchio. Dopodiché ho preso queste, le Fat Boy, quell'altra edizione, quella più rara, perché se costa di più sono più rare e non so se aprirle. Dopodiché ho preso le Magic Con del 2012, veramente fighe, le volevo da sempre, sempre volute queste carte, trovate a 20, 22 o 28, 22 mi pare. C'erano anche firmate, ma non me ne fregava niente a me della firma. E dato che avevamo acquistato tot mazzi di carte, ci hanno regalato un cartoon deck che butterò via adesso. Anzi, ve lo regalo a voi, dato che non me ne faccio niente. È un gioco di carte molto carino, che potete vedere se scrivete cartoon deck su YouTube, lo trovate. Calcolate che è giapponese, cioè c'è scritto in giapponese, le robe giapponesi, vabbè. È un ottimo gioco per chi volesse iniziare. Quindi se mi seguite su Instagram e mi taggate in una foto con scritto voglio il cartoon deck, io ne pesco una, io ne scelgo una a caso e ve lo regalo. Poi, due mazzi serissimi, sono le Smoke and Mirror V5 di Dan and Dave, originali. Come si fa a vedere, sono originali, c'hanno due pallini qua, i colori cambiano. Bellissime, le ho sempre volute da una vita, sempre volute e mai prese. Quindi per 28 mi pare. Calcolate che questi sono tutti mazzi rarissimi che non si trovano più e ho deciso di aprirle. E adesso qui viene un quesito fondamentale per voi, che dovete assolutamente aiutarmi in questa cosa. E ho preso anche a 28, 30 non mi ricordo, 35, le Smoke and Mirror V4 originali V4, la versione numero 4, che non si trova più e sono chiuse, sigillate. Ovviamente ho già la ristampa, le ho provate, ma sono completamente diverse. E vi chiedo una cosa, le apro o non le apro? Vi prego aiutatemi, vi prego aiutatemi, sono nel dilemma più totale, forse ancora di più che con le Gold Monarchs, perché io voglio assolutamente aprirle, però ho paura di fare una cagata. Se volete vederle assolutamente in un prossimo video, se volete vedere la recensione, se volete vederle nel video dei preferiti, vi chiedo di lasciare un pollice in su in questo preciso istante qua sotto, e se superiamo i 5000 mi piace giuro che le apro. Dopodiché ho comprato Odyssey, il gioco dell'anello di Caleb Morelli, l'ho comprato finalmente con la misura adatta al mio dito, e ho preso un set di monete Liberty, dove mi hanno regalato anche una moneta in più, grazie al quale si possono fare determinati giochi. Speso un botto per questo, 195 sterline, un botto. Dopodiché Eric Jones a me e Lawrence ci ha regalato dei giochi, di cui questo, quello con le carte e la luce, che vi faccio vedere assolutamente nel video dei preferiti perché merita un sacco, e forse vi farò vedere anche qualche performance. Poi ho preso questa cosa qua, che è fenomenale, ed è un blocchetto, non so come si chiama, Perfect Score mi pare. E guardate che figata, puff, si prende una carta, la si mette al centro, così. Si prende uno di questi blocchetti di vetro, quello che preferite. Questo è per tagliarla in verticale, questo è per tagliarla in orizzontale, e questo è per tagliarla in orizzontale a tre quarti. Mettiamo caso che dovessi tagliare la carta perfettamente a metà. Io che cosa faccio? Prendo questo blocchetto, lo incastro perfettamente, quindi qua mi fa la linea. Prendo il taglierino. Ok, calcolate che questo verrà fatto ovviamente sul tavolo. Quindi cosa succede? Prendo il taglierino, lo appoggio in mezzo, traccio la linea, così. Parlo qua, è la cosa più sbagliata che puoi fare per spiegarlo. Ma sostanzialmente, quando tu la togli, dato che c'è la linea al centro, la carta si piega esattamente, proprio precisa, a metà. Mai vista una cosa così bella, perfetta per creare carte, gimmick, robe. Bene, ho buttato via una carta per farvi vedere sta roba. E poi ho preso altre robe che vi farò vedere a sorpresa nei preferiti. Mi scusate ragazzi se questo video è venuto un po' troppo lungo, però ci tenevo a farvi vedere tutte queste cose. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo nel video dei preferiti, che sarà domani o dopodomani. Ci vediamo questo venerdì al centro commerciale. E basta, finito così.
E grazie di tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.